C'è un nuovo room and breakfast con quattro camere con i bagni indipendenti e una cucina ad uso dei vari avventori, ecco, dei vari clienti, eccetera, che possono sfruttare al meglio quello che viene offerto, insomma. Com'è nata l'idea? L'idea è nata perché noi abitiamo al piano di sotto in una palazzina che è di proprietà che era stata costruita dai nonni e dal prozio di mia moglie, e quindi c'era su un appartamento che ci interessava acquistare. Da lì, tra le passioni per i viaggi, le esperienze con il room and breakfast e vari, abbiamo pensato di poter realizzare una struttura anche noi a questo interno, insomma, sia per passione sia per volontà di fare qualcosa di diverso rispetto anche a quelle che sono le nostre attività già in essere, insomma. È una palazzina a cui io sono molto affezionata perché io sono nata qui a Modena e cresciuta i primi anni della mia vita in questa palazzina. Questa palazzina è stata costruita appunto da mio nonno e suo fratello e quando io ho deciso di andare a vivere da sola e poi mi sono sposata, ho appunto deciso di venire a vivere qui e ho ristrutturato quello che era l'appartamento dei miei nonni. Poi, quando si è liberato l'appartamento della mia prozia al piano di sopra, abbiamo appunto deciso di fare un investimento insieme a mio marito per tenere per noi tutta la palazzina, che comunque era un ricordo di famiglia. E da lì, poi, anche sull'incentivo e sulla scia del bando, abbiamo deciso di aprire questa nuova attività di room and breakfast e insomma di investire un po' sulla raccoglienza, sul turismo che a Modena abbiamo visto da sempre di più e quindi di incentivare anche le bellezze che comunque ha questo nostro territorio. Noi riteniamo che il nostro room and breakfast abbia un grosso punto di forza anche nel posizionamento logistico strategico perché siamo vicinissimo ai raccordi della tangenziale, ma nello stesso tempo comunque siamo racchiusi in una strada chiusa e quindi tranquilla in mezzo al verde, siamo vicinissimi al centro storico e alla stazione. In più, siamo collegati da qui sino al Policlinico, dalla linea 7 dell'autobus che passa dalla stazione, dal centro storico e quindi dal punto di vista veramente logistico credo che possiamo accogliere qualunque tipo di viaggiatore, da chi viene in treno, da chi viene in automobile. Tra l'altro abbiamo anche un parcheggio interno e quindi la possibilità di parcheggiare la macchina all'interno. Abbiamo un grande giardino da poter sfruttare anche d'estate e abbiamo creato una struttura che noi riteniamo di livello, ma anche per i comfort che abbiamo deciso di dare, da servizi smart per quanto riguarda la possibilità di codici di accesso per entrare in modo indipendente, la tessera per poter entrare in camera e quindi usufruire di tutti i servizi della camera, il servizio wifi, un punto da poter usare come bisogno lavorativo, comunque di accesso al computer nella hall e tutto il materiale informativo su Modena e quant'altro.